Rieccoci qui per concludere oggi 24 agosto la Coppa del Mondo FIDE edizione 2023. Si sono appena giocate tutte le partite, come sappiamo la finale, terzo e quarto posto tra Fabiano Caruana e Abasov, che è stato forse la rivelazione tra tutti, oltre a Pragnananda, che per me è già una realtà ben consolidata. Abasov è stato forse la vera rivelazione di questo torneo. Quindi si è conclusa due partite, quindi quattro in totale. Caruana le ha vinte entrambe, lo dico da subito perché non commenterò la finale, terzo e quarto posto, ho già fatto due video. Caruana comunque è riuscito a ottenere il terzo posto, quindi di conseguenza l'accesso al torneo dei candidati, che spetta comunque anche ad Abasov quarto, perché Carlsen ha fatto capire di non voler partecipare in ogni caso al torneo dei candidati. Ma come si è conclusa però la gran finale? Vediamo adesso la partita e poi alla fine del video darò alcune info su come sarà organizzato il canale nei prossimi mesi, poi non ci saranno grandi cambiamenti ma alcune precisazioni. Detto questo, cominciamo subito. Pragnananda con i pezzi bianchi, Carlsen con i pezzi neri e 4 e 5, partita di re, gioco aperto, cavallo in F3, cavallo C6, quindi Pragnananda ancora una volta sceglie di impostare la partita italiana, l'abbiamo vista già più volte anche da parte di Caruana, sempre in questa competizione. Carlsen sceglie di adottare la difesa di due cavalli, quindi cavallo F6, come sappiamo ci si espone al fegatello, cavallo in G5, oppure al Max Lange con D4, sono linee sempre più, le vie più battute. Prag invece sceglie di giocare D3, linea molto solida, buona, poi il piano partita più frequente è quello di andare ad arroccare corto, proseguire con le solite manovre di cavallo, torre in E1, cavallo in D2 per poi giungere in F1, G3 spesso e attaccare l'arrocco, quindi sempre in maniera molto scolastica. Carlsen quindi ne approfitta per sviluppare un pezzo, l'alfile camposcuro potrà arroccare alla mossa seguente, quindi vedendo che il suo avversario, come tipico in questa posizione, le mosse più giocate sono alfiere 7 e C5, alfiere C5 rimane molto più attivo e ne approfitta per portarsi in vantaggio di sviluppo per quanto riguarda esclusivamente il gioco con i pezzi. Pragnananda qui gioca una linea minore, ovvero A4, quindi non sempre le solite arrocco corto oppure C3, ma anche cavallo C3 che l'abbiamo vista anche recentemente sempre in questa Coppa del Mondo. Pragnananda qui sceglie di giocare A4, che è molto preventiva come idea. Perché? Perché fa bloccare ogni piano da parte del nero di giocare qui A6, B5, quindi per guadagnare spazio a ovest, un po' come nella spagnola per certi versi, A6, B5, infastidire l'alfiere, quindi per non ritrovarsi torturato, Pragnananda sceglie di giocare subito A4, quindi impedire preventivamente la spinta in B5. Poi magari si potrà anche a lungo termine attivare la torre qui su colonna laterale, ma il nero qui risponde prima con D6, quindi va ad aprire la diagonale all'alfiere campo chiaro, in cui rimane tutto molto calmo, arrocco corto, e adesso segue una mossa molto importante come A5, che ha lo scopo di fissare subito il pedone fronteggiandolo, quindi di conseguenza si va anche a bloccare il piano eventuale da parte del bianco di sviluppo di attivare la torre, come ho detto, sulla colonna laterale A. Allora qui Pragnananda trova una mossa molto buona, che non è la solita H3, profilattica, ricordiamo la H3 per impedire alfiere in G4, visto che Carlsen qui ha aperto subito la diagonale, poteva giocare un alfiere G4 in questo momento, andando quindi a inchiodare il cavallo, cercando di rallentare la conquista del centro, quindi C3, D4, andando a inchiodare uno dei sostegni principali, cioè il cavallo, sostegno principale del pedone in D4. Allora qui dopo A5 Pragnananda trova alfiere in E3, quindi rifiuta la misura profilattica, va ad attaccare l'alfiere, e questo potrebbe sembrare inizialmente dubbia come idea, antiposizionale, da un certo punto di vista lo è, ma il cambio può portare degli ottimi compensi a bianco, prima di tutto perché, come è avvenuto in partita, Carlsen qui si trova con l'alfiere attaccato, quindi decide comunque di cambiarlo, anche perché non può abbandonare questa diagonale, non ci sono altre soluzioni, tipo anche alfiere 7, sono mosse abbastanza deboli, nel senso che il bianco può andare a cambiare, alfiere per, torre per, certo rimane invariata, pari come posizione, ma dovendo quindi abbandonare il controllo di questa diagonale, Carlsen decide di accettare. Qual è il compenso ottenuto da parte del bianco? Prima di tutto F per E3, è vero che qui si rovina la struttura pedonale, ma il pedone qui, l'ex, possiamo chiamarlo, l'ex pedone della colonna F, ora potrà supportare la spinta in D4, poi C3 rimane sempre un piano ottimo, ma visto che abbiamo già ottenuto un trampolino per il pedone in D4 per ricercare la spinta,
Questo rappresenta un ultimo vantaggio assieme alla colonna aperta F. Lo dico sempre che quando abbiamo pedoni doppiati corrispondono anche delle colonne semiaperte, in questo caso semicolonna F, dove si potrà puntare magari contro l'arrocco per un gioco più aggressivo. Carlsen comunque ancora non corre grossi rischi per quanto riguarda la tattica, quindi procede in maniera standard con lo sviluppo, arrocco corto, cavallo BD2, qui dove si possono pianificare altre idee. Certo, la torre in F1 qui sembra dal punto di vista strategico rallentare un po' le manovre più da manuale, cioè come cavallo F1, qui dovremmo giocare torre 1 stando un po' alla teoria, solo che la torre quindi non avrebbe alcun futuro in una colonna totalmente chiusa con due pedoni doppiati. Pertanto bisognerà cercare sempre di spendendo il minor numero di mosse possibili, trovare la migliore collocazione per tutti i pezzi. Ma state tranquilli perché anche in questo caso Pragnananda non ci ha deluso. Segue nel frattempo adesso cavallo in E7 da parte di Carlsen, quindi scegliendo anche di attaccare qui, cercando di aprire il centro, quindi cavallo in E7 va a preparare la spinta in D5, visto che il bianco qui ancora mantiene chiuso, serrato, tutta la lotta per il centro viene rimandata, quindi cavallo in E7 va a sostenere D5, ulteriormente si potrà poi aggiungere anche C6, D5, tutto per andare ad aprire il gioco, a cui segue cavallo H4. Buona manovra da parte di Pragnananda. Qui innanzitutto si ambisce anche al controllo della casa F5, che sappiamo essere sempre importante nel gioco aperto, ma in particolar modo nell'italiana, anche nella difesa ungherese, no? Guarda, con alfiere in E7, il bianco ambisce molto spesso al controllo della casa F5, occupandola subito con il cavallo. Carlsen procede con il suo piano, quindi C6 per spingere poi in D5, e adesso arriva Donny in E1. Sono delle manovre molto interessanti dal punto di vista strategico, proprio perché si basano anche sull'armonia tra i vari pezzi, quindi cercare di ottenere, giocare sempre la mossa migliore. Parliamo di giocatori qui di altissimo livello, nonostante una differenza di oltre 100 punti fra Pragnananda e Carlsen, il giovane indiano, che ha compiuto 18 anni da poco, ha dimostrato invece di poter sbaragliare i più forti al mondo, come Nakamura, abbiamo visto, numero 3, Caruana, numero 2. Però a volte sapete, non c'è due senza tre, vediamo un po' se è riuscito a fare lo stesso anche con Carlsen. Quindi Donny in E1 per andare poi in G3, quindi cercare subito le mosse più fastidiose per l'avversario, qui però sta consentendo a Carlsen di andare avanti con D5, quindi andare a espandersi sempre di più occupando il centro, alfiere in B3, evitando di aprire qui le linee, la posizione per il bianco è molto buona, mantiene come ho detto, mentre il nero ha ancora tutte le colonne chiuse, e questo di certo non favorisce l'attività delle torri. Pragnananda può già affidarsi un po' a un gioco collettivo con i vari pezzi pesanti, quindi Donna in G3. Nel frattempo Carlsen prosegue qui con Donna in D6, quindi non vedendo ancora una soluzione per andare ad aprire il centro, le linee, quindi sceglie Donna in D6, Donna in G3, si mette in atto il piano del bianco, cavallo in H5. Questa adesso è una buona manovra, anche dal punto di vista difensivo. Qui poi attenzione a sacrifici eventualmente, non in questo momento, ma eventualmente anche sacrifici di qualità. Ricordiamo in questo momento che la donna deve assolutamente difendere il cavallo, altrimenti torre per F6, il pedone è qui inchiodato, quindi significa guadagnare semplicemente il materiale senza alcun sacrificio. Allora segue cavallo H5, va ad attaccare la donna, la mossa più fastidiosa per cercare almeno di mettere fuori gioco gli attaccanti avversari. Pragnananda decide di sistemarla in G5, arriva G6, indebolisce le case scure, ma risulta abbastanza indolore questo come svantaggio, perché il signor alfiere Camposcuro ha già lasciato la scacchiera da un po' di tempo. E qui ha trovato una bella mossa, devo dire, Pragnananda, di quelle che magari non sono le migliori, ma che possono destabilizzare le difese dell'avversario, ovvero cavallo in F5. Incredibile. Il cavallo, il pedone, si ritrova sempre inchiodato. Le uniche varianti qui da calcolare, perché bisogna comunque togliere di mezzo il cavallo perché occupa una casaforte, perché va ad attaccare la donna in primis, quindi bisogna scegliere, calcolare le diverse varianti, no? Un po' come la tecnica, la famosa tecnica scap, valutare poi quella che sarà la posizione alla fine di tutte le complicazioni, le varie catture, alfiere per cavallo per F5, e alla fine Carlsen qui sceglie di dare l'alfiere. È molto buona come idea. Poi a fine partita ci accorgeremo anche del ruolo dei due cavalli e come Pragnananda tenterà di contrastarli, quindi presa in F5 assolutamente forzata, tutto basato anche sull'inchiodatura del pedone. E allora qui segue re in G7, quindi non ha senso andare a intestardirsi, anche perché il cavallo H5 controlla casa F6, quindi eventuali spinte qui verrebbero subito punite. E allora Pragnananda in questo momento
gioca re H1, profilatica, il re che si rinchiude subito nel bunker, e arriva adesso Don F6, che secondo me è una di quelle mosse poi chiave. Ho sempre detto che sono delle mosse magari meno appariscenti di altre, come i sacrifici, che però poi riescono a incanalare la partita verso una direzione. E in questo momento Carlsen ha capito che era l'ideale proporre il cambio delle donne, quindi proprio la maturità tra un giocatore in questo momento, ricordiamo, sempre il numero uno al mondo per punteggio, poi il campione del mondo è Dinglin Ren. Carlsen mantiene il numero uno al mondo metto per punteggio, e questo dimostra proprio anche in ogni partita, in ogni contesto, saper trovare la mossa migliore dal punto di vista anche difensivo. E qui in effetti la partita inizia a cambiare. Pragnananda ha fatto molto affidamento sull'attività della propria regina, qui volendo sì, si poteva rifiutare, però aumenta anche il carico, il peso offensivo contro il pedone F5. Quindi, ad esempio, donna in G4 avrebbe comportato cavallo per F5, e qui il bianco andava a perdere un pedone. Certo, poi si può sempre trovare un compenso, magari con un gioco più aggressivo, anche se Carlsen difensivamente sembra essere molto resistente, capace di reggere il peso di qualunque attacco, a parte alcuni casi che abbiamo analizzato. Bene, donna per F6, quindi si trova costretto qui ad accettare, la posizione rimane pari, cavallo per, tra l'altro questa era la prima partita che si è giocata oggi della finalissima, degli spareggi stiamo parlando, ricordiamo sempre di spareggi. F per G6, il pedone di torre ricattura, questa è la stessa, è molto buona perché si apre la colonna H, quindi Carlsen può divertirsi a pianificare attacchi a lungo termine, qui anche il re si trova in H1, quindi può essere già un buon bersaglio, torre H8, ha l'occorrenza a raddoppiare, e allora qui sull'ala di re bisogna mantenere i pedoni, sì magari qualche spinta come H3 in futuro, anche per evitare la beffa del matto del corridoio, però comunque il bianco deve mantenere un atteggiamento molto più solido, più compatto per quanto riguarda i pedoni qui a est. A4, il pedone A4 risulta bloccato, deve anche trovare una soluzione per la torre qui di donna, torre in A1 che ancora non sta partecipando attivamente al gioco. Ecco perché lui, valutando la posizione, sceglie di giocare A4, quindi andare ad aprire il centro, qui segue D per E4, con cui l'alfiere può tornare a respirare in questa ampia diagonale, il pedone riprende forzatamente, e lo stesso qui, torre in D8, Carlsen cerca di attivare i pezzi, sempre in maniera semplice, non sembrano mosse abbastanza tranquille, questo l'ho sempre, a parte le prime partite, l'ho sempre notato nella sua filosofia di gioco, mosse molto tranquille che per la fine portano a ottenere dei vantaggi silenziosi dal punto di vista posizionale, e poi lì nel finale lui riesce a convertirli, spazzando via qualunque avversario. La sua tecnica nel finale è veramente ottima. Quindi torre in D8 centralizza la torre, va ad attaccare qui il difensore del pedone, quindi attacca il cavallo di 2, allora segue torre che si mobilita in seconda traversa. Questa è molto buona come difesa perché permette anche il raddoppio delle torri, quindi il bianco ora può, si può dire che è ufficialmente completato, ultimato lo sviluppo. Torre in D4, cercando ormai di assaltare del tutto, di sbranare proprio l'avversario posizionalmente, e qui torre a in F1. Pragnananda gioca una mossa molto più velenosa di quanto sembra, perché il pedone qui non può essere più in alcun modo difeso, e allora in questo momento dobbiamo valutare la cattura, altre soluzioni. Perché ha giocato a torre a F1? Certo, senza dubbio una mossa di sviluppo, qui raddoppiare le torri è sempre ottima come idea, ma qui si andava a creare subito una bella batteria. In caso di cambio, questa è una variante non giocata in partita, la vediamo adesso, però cavallo per E4, qui tre pezzi che puntano contro F7, il pedone ma anche la casa stessa F7. Qui comunque era molto buona cavallo per E4, andando a semplificare adesso le linee, ad allentare la tensione, torre che ricattura, torre per F7 con scacco, Carlsen però ne sarebbe uscito illeso. Perché? Cambio, torre per F7 con scacco, sembra qui perdere il cavallo, ma la torre in E4 alla fine è il vero giudice, poteva essere il vero giudice della partita. Qui il re H6, il bianco non può assolutamente prendere il cavallo, pena il matto del corridoio. Quindi con re H1 iniziano già a intravedersi proprio la conoscenza, come detto, la conoscenza degli schemi, dei pattern di matto. Bene, quindi chiusa parentesi sulla questa variante in cui il nero poteva cambiare in E4, da cui ne sarebbe uscito comunque illeso. Carlsen preferisce ancora preservare più pezzi possibili sulla scacchiera. Beh, non potremmo di certo dargli torto, volendo la posizione finale. Cavallo in G8, qui segue C3 per stanare finalmente questa fastidiosissima torre che rientra in settima traversa. Qui torre in E2, e non so, il bianco qui inizia a soffrire,
Per quanto riguarda la ricerca dell'iniziativa, che è sempre più difficile, la torre che è legata alla difesa del cavallo, e più case chiave qui che sono controllate dal nero, la solita vittoria alla Carlsen, potremmo definirla. Qui seguirò la torre in E7, alfiere in C2, non vedendo più altre possibilità. Qui la grana sceglie di affidare la difesa del pedone all'alfiere, così da poter giocare alla mossa seguente, cavallo in C4. Ora qui cavallo in D7, dove controlla anche B6 per bloccare altre vie d'accesso. Qui dove il bianco potrebbe imbastire un attacco, quindi cavallo in C4, torre in A8 e spinta in G4. L'obiettivo sempre di Carlsen, quello di quasi snervare l'avversario fino a provocarlo a sbilanciarsi con queste spinte di pedone e poterlo anche sorprendere con un controgioco letale, velenoso. Qui arriva comunque F6, buona per solidificare. Torre in G2, pianificando G5, l'apertura delle linee e lì anche la forza dell'alfiere eventualmente potrà farsi sentire. Ma ancora una volta Carlsen trova la difesa migliore. Lui, tra l'altro, queste partite decisive non le sbaglia mai. Cavallo in H6, spinta in G5 comunque, cambio, apre subito la colonna F, torre per G5, questo forse è l'ultimo assalto da parte di Pragnananda. Doppio attacco contro il pedone, quindi i pezzi qui risultano legati alla sua difesa. Cavallo F7, la soluzione migliore perché Carlsen non vuole giocare in maniera passiva, ma cavallo F7 sì, difende il pedone, ma soprattutto allontana la torre che a questo punto non può più rimanere in quinta traversa, quindi di conseguenza il pedone è difeso, torre in G2, torre in sesta, e adesso si potranno preparare altre manovre, dove poi le semplificazioni vanno sempre ad agevolare un po' la strada al nostro caro campione norvegese. Quindi torre in D2. Qui prova comunque a creare qualche attacco. In questo momento il bianco, sempre basandosi sui minimi e minime concessioni posizionali, qui arriva torre F6, una linea molto interessante perché va ad attaccare la torre, va a forzare un'altra semplificazione, quindi può permettersi Carlsen di lasciare il cavallo apparentemente in presa. Torre per Pragnananda sceglie a questo punto di semplificare, magari per ottenere una patta, arrivati in una posizione di questo tipo. Cavallo per B4. Ricerchiamo l'iniziativa adesso a ovest, presa C per B4, bianco sta molto bene per quanto riguarda la gestione qui dei pedoni, i pezzi che convergono sull'ala di donna, ma in arrivo anche un uragano ora da parte di Carlsen. Re in F8, qui mosse anche di attesa, per poi trovare altre sistemazioni per la torre, mentre lei dovrà centralizzarsi di più anche per gestire qui tutta l'offensiva dei pedoni a ovest, che può portare il bianco a creare subito un pedone passato. Allora, re in G2, nel momento che ormai il matto del corridoio è stato scongiurato, anche il bianco deve assolutamente attivare il proprio monarca. Re in E7, A5, andiamo subito a valorizzare qui l'occorrenza anche con le torri. Il bianco si ritrova già con i pezzi a ovest, per cui deve, valutando la posizione, il piano corretto è quello di provare a creare un pedone passato. Torre in H8, il nero sembra quasi permetterglielo in questo momento. Torre in seconda, qual è l'obiettivo? La torre adesso andrà a difendere il pedone in E4, qui che rimane sempre sotto attacco, quindi i pezzi, il pedone isolato, quindi sono i pezzi impiegati dal punto di vista difensivo, ma qui cavallo H5, Carlsen sta creando un attacco molto pericoloso a est. La prima preoccupazione in questo momento è un eventuale doppio, quindi cavallo, quindi andando a perdere la torre e la partita, quindi re in G1, cavallo F4 che viene giocata comunque, attenzione alla colonna semiaperta per la torre, quindi torre in D2, la migliore, torre in terza traversa, e qui ancora non si capisce quale sarà la posizione finale creata dalla mente di Carlsen. Fatto sta che qui Pragnananda decide di tentare il tutto per tutto, allora spinge in A6, tutto per sgretolare la struttura pedonale. Dal punto di vista del calcolo, Carlsen, immaginiamo proprio il calcolo delle varianti come una lunga scalinata, Carlsen è riuscito a andare avanti e portarsi avanti di un gradino sopra il suo avversario. E adesso vedremo bene il rush finale. B per A6, forzata, altrimenti qui il bianco vince la partita, quindi presa, alfiere in A4, quindi sgretolare subito adesso la coppia di pedoni, quindi attaccando subito il pedone in G6. Qui arriva torre in C3 da parte di Carlsen, che è molto pericolosa. Va ad attaccare il cavallo, rendendo quindi impossibile, quindi difendendo comunque il pedone in C6. Allora segue qui cavallo in A5, dove Pragnanda era sicuro di difendere di poter difendere tutto, mettendo i pezzi leggeri, ma arriva cavallo in G5, molto molto pericolosa, perché adesso potrà dare scacco, i cavalli iniziano a controllare
più case. In seconda traversa, e qui allora torre in C2, inevitabile per semplificare, ma Carlsen intende chiudere la partita. E qui arriva un'altra perla del nostro campione. Cavallo in H3 con scacco, il re è obbligato a muoversi in questo momento, a oscillare proprio nella prima traversa, e sul re in F1 arriva la condanna definitiva con torre in A3, che va a minacciare, sì, va a minacciare il matto, o comunque di guadagnare il materiale, l'alfiere. Attacca l'alfiere e minaccia il matto. Qui i cavalli controllano, è stato veramente geniale, vuol dire, controllano tutte le case, bloccando quindi tutte le vie di fuga al re. Nella seconda traversa, torre in A1 assolutamente fatale. Devo dire che questa combinazione mi ricorda un po' una partita di un match mondiale, cioè quella tra Korchnoi e Karpov, per la numero 17 del 78, in cui proprio anche se Karpov è riuscito a dare il matto, anche con un sacrificio eccellente, forse era ancora più spettacolare, e poi fu decisivo un errore da parte del bianco, anche se da un certo punto di vista è sempre ovvio che quando si ottiene una vittoria, la partita perfetta è quella che termina in parità. Quindi ci si nutre sempre delle piccole sbavature avversarie. Pragnana ci ha provato qui con cavallo per C6 scacco, ma può soltanto rimandare ogni minaccia al re F6. Bisognava giocare re N1 per salvare la pelle, ma dovendo poi salutare comunque l'alfiere Campochiaro, perdere un pezzo e di conseguenza abbandonare. Poi c'è stata anche l'altra partita che è terminata a Patta, dove Carlsen ha giocato naturalmente con i pezzi bianchi, Caruana le ha vinte entrambe. Quindi questo è tutto, possiamo dirlo ufficialmente, Magnus Carlsen ha vinto la Coppa del Mondo FIDE 2023. Vi ricordo che il campione del mondo rimane sempre Dingle Dan, sono altre competizioni. Poi abbiamo visto Caruana, Pragnananda e Amazon che si qualificheranno al torneo dei candidati edizione 2024 e poi ci saranno tutte le altre percorso, tutte le regole, il Grand Swiss, a breve poi lo vedremo per selezionare gli altri candidati senza tralasciare anche Epomnes che è qualificato in automatico perché ha perso il match mondiale. Per quanto riguarda ora, quindi chiudiamo, complimenti a Carlsen e anche a Pragnananda, Abasov, la rivelazione, è stata veramente una bellissima competizione questa che ci ha regalato anche delle partite spumeggianti come quella di ieri, e il piano di Morphy che ha rispolverato il buon Abasov contro Caruana, quindi anche molto istruttive secondo me per quanto riguarda tutte le fasi del gioco, apertura, finale, strategia, tattica, complete, quindi un'altra lezione per tutti noi comuni mortali. Bene, quindi chiudiamo adesso la Coppa del Mondo. Per quanto riguarda l'organizzazione del canale nei prossimi mesi, anche per l'autunno, riprenderà il solito menu con alcune modifiche, nel senso che anche lo stesso giorno, come potete vedere qui, il menu, tutto quello che verrà pubblicato poi settimanalmente, ci saranno alcune modifiche per quanto riguarda anche le rubriche, quindi più rubriche anche nello stesso giorno. Il lunedì, come ho detto, è riservata la teoria e ho intenzione di portare ancora dei video sulle aperture che mi mancano. Alcuni, tra l'altro, ho deciso anche di rifarli perché li ho registrati, alcuni li ho registrati tempo fa, tipo 2019-2020, per altri motivi. Quindi ho deciso comunque di rifarli adesso che più dimestichezza anche con il programma perché c'erano problemi anche per l'audio che non mi piacevano, quindi ho deciso di rifarli alcuni. Poi c'è la rubrica sulle trappole in apertura che ho già completamente registrato, sono più di 30 video, devo soltanto caricarli. Poi, come ho detto, per quanto riguarda la struttura e la programmazione, io ho centinaia, devo dire, meno 100, diciamo 80 video almeno già registrati. Mi capita spesso, come sapete, sono molto impegnato con due lavori, quindi l'unico momento che ho disponibile per registrare è la notte e su questo anzi devo ringraziare tutti quelli che si sono iscritti al canale, che hanno contribuito, che hanno lasciato anche ottimi commenti, proprio per i feedback positivi, visto che per me è un grande sforzo in certi momenti riuscire a fare i video, soprattutto per seguire le competizioni, anche perché come sapete c'è la concorrenza, quindi tutti andiamo a pubblicare i video. Quindi si cerca sempre per evitare poi polemiche, chi prende spunto da un altro, arrivano i problemi, quindi cerco sempre di portare il video appena termina la partita, di registrarla dopo aver analizzato, calcolato alcune varianti, cerco subito di attivare il programma per registrare e fare il video immediatamente. E questo devo dire, avete contribuito anche molti di voi attraverso il supporto, alcune partite che ho deciso magari di non commentarle, di guardarle da solo di notte, visto che purtroppo sono andato un po' in burnout, quindi diversi problemi, ma di questo vi sono assolutamente grato per le visualizzazioni, per gli iscritti, come ho detto, per gli ottimi feedback che avete rilasciato.
I video, infatti, come ho detto, registro solitamente la notte dopo il lavoro, quindi vengono sempre registrati. Parlo delle partite dei classici, tutte quelle che potete vedere. Alcuni sono video molto vecchi. Pensate che anche un ospite che vedrete in seguito, quando finirò la rubrica Superci Noi, ovvero sto parlando di Ulf Andersson, sono video che ho registrato addirittura a novembre del 2022, quindi quasi un anno fa, possiamo dire. E quindi io video, giusto per conoscere anche un po' la preparazione, vengono registrati, poi devo editarli, numerarli, inserirli nella cartella e poi, seguendo il menu, vengono programmati anche, voi li vedete dopo mesi. Sono video che ho registrato a fine 2022, inizio di quest'anno. Infatti, a volte anche alcuni consigli che mi sono stati dati, purtroppo non posso seguirli perché sono già registrati, quindi sono tantissimi, ormai sono già fatti. Posso fare alcune modifiche in alcuni per quanto riguarda le immagini, l'editing, qualche sfondo, e vedo un po' poi che cosa riuscire a fare. Questo è tutto, quindi il menu ce lo potete avere. Ho intenzione magari di inserire qualche altra piccola rubrica, magari in fine settimana, di approfondire per esempio più sulle biografie, spunti, anche alcuni aneddoti simpatici, divertenti sulle biografie dei più grandi scacchisti. Sto portando adesso, mi sto dedicando a Corcinovi, che anche qui ho già registrato, ma sto facendo altre sue partite. Lo stesso possiamo vedere nella playlist per quanto riguarda i giocatori top contemporanei. Queste sono giusto alcune info che voglio dare un po' per capire come è organizzato il canale. Quindi noi ci sentiremo proprio, diciamo personalmente, in un certo senso, quando direttamente la prossima competizione di scacchi. Poi ho intenzione di portare anche un video in cui parlo dei libri di scacchi, penso di essere tra i pochi, poi non so bene, non conosco tutti i canali, ma penso di essere tra i pochi ancora che non aver portato contenuti su libri di scacchi, aperture, magari qualche consiglio, indicare per chi possono essere adatti certi libri, esprimere un po' opinioni, pareri, recensioni. Questo ho intenzione di farlo per il prossimo autunno. Comunque, video eventuali aggiuntivi, anche qualche maratona di tattica, qualche raffica di puzzle con alcune applicazioni che molto carine che ho scaricato nel cellulare. E questo poi lo potrò fare anche occasionalmente, magari nel fine settimana o qualche volta infrangere, diciamo, lo schema del menu. Poi le altre rubriche ormai le conoscete già. Il mercoledì, come sapete, sono stato rapito da Doctor Who, che mi ha fatto viaggiare nel tempo. In tutti gli ho chiesto però di portarmi almeno quando c'è stato negli anni in cui si è giocato un match mondiale di scacchi. Alla fine abbiamo trovato un accordo e quindi io ho potuto vedere i campioni del mondo giocare e ho deciso di fare i video. Questo è tutto, quindi come ho detto un ringraziamento perché abbiamo anche superato i 1400 iscritti. Complimenti a Carlsen per aver vinto l'ennesimo trofeo, anche se è la prima volta che ottiene la Coppa del Mondo nella sua carriera. Questo è tutto e ci sentiamo presto.